Beh, come tradizione vuole, siamo qui anche quest'anno per riproporre insomma la nostra edizione del Falò di Santa Lucia, che abbiamo voluto, come l'anno scorso e come gli altri anni, spostare al sabato e domenica, proprio per dar modo alla gente che viene da fuori insomma di poter venire. Quindi il sabato e la domenica abbiamo, come gli altri anni, proposto la degustazione di piatti tipici, perché insieme al fuoco, quindi insieme al falò, ci deve essere anche il buon vino e il buon cibo. Quindi proponiamo anche quest'anno quelli che sono i cibi della tradizione, quindi proprio della tradizione tipica natalizia, con i panzerotti con la cipolla che si facevano insomma un tempo, perché ormai non c'è più nessuno che vuole pulire la cipolla, cucinarla e fare i panzerotti. Noi le pettole, gli occhi di Santa Lucia, che sono appunto i dolci tipici di questa festività. E poi come musica abbiamo gli immancabili Dialet Story, che ci ripropongono insomma le loro canzoni tutte bitontine. Poi avremo balli internazionali ballati ed eseguiti da tutti i ballerini della nostra associazione, perché ovviamente noi poi tutti i corsi che facciamo durante l'anno sono frequentati da ballerini che colgono proprio queste occasioni per poter ballare e divertirsi insieme a noi. Questa tradizione, che è importantissima perché a differenza delle altre insomma vede la partecipazione di tanta gente, proprio perché Santa Lucia è sempre legata al simbolo del fuoco, quindi al falò. Per questo è importante, ed è soprattutto importante portarla avanti.